che chiama l'avvocato, fa un Michele, che indovisci questa cosa. Chi dice che aveva avuto due stecche mal bocca? Gli amma, accompagni, mamma, mamma. Muove, vieni, facciti pazza. Ah, mamma, di che ti schiaccia? Potete iniziare la perquisizione. Bisogna fare presto, trovare subito il tabulato. Accidenti! Ci siamo dimenticati di togliere il passaporto alla signora Sintona. Oh, cazzo! Vi siete dimenticati di dare il passaporto alla signora Sintona? Oh, ma che cazzone però, pure tu, pure tu, costruzzo, non ti siete ricordati di togliere, costruzzo, così tutte e due, vi siete dimenticati di dare il passaporto alla signora Sintona, poi non fa niente, chi la signora Sintona non ha mai avuto il passaporto. Dottor, ma vi rendete conto, è mezzogiorno e 10 e noi siamo qui a perdere tempo, ma mannaggia. Facciamo così, dottor, giusto per fare un piacere a voi che siete una persona tanto simpatica e all'amico vostro il signor computer. Allora, il momento vago, voi state qui, non ve ne andate, mi raccomando. Tra poco viene l'avvocato Formichelli, quella è una squisitissima persona, voi potete parlare con lui come se fossi, io mi fido ciecamente dell'avvocato Formichelli. Voi parlate con lui come se fosse, è un mio fratello. Ma l'avvocato Formichiello non c'è, è andato alla partita. Ma come avete sentito? Se n'è andato alla partita. Ma tu vedi che spaccimme i paesi e merda che è, chissà come dico io. Qua ci sta un povero disgraziato che per colpo di uno stronzo corre rischio di andare in prigione e che io sono alla partita. Ma che ce ne fotta essere alla partita, Richiglio? Che a Napoli ci sta la psicosi alla partita. Basta che ci sta la partita e allora la gente non capisce più un cazzo, non capisce. Mannaggia, fammi mica entrare, andiamo. Napoli, ciao ciao ciao, Napoli. Chi di voi è Michele Sintona? Chi, quello che ha fatto la truffa aggravata, l'esportazione di valute, il peculato e il falso ideologico? Esattamente. È lui. Ma come si permette? Sono Ermete Rasero, funzionario della questura. Documenti! Ma voi, capite, confesso, Michele Sintona sono io, basta che ci spieghiamo, però. E tu che cazzo sì, che cazzo vuoi, cazzo vieni, che cazzo vai, spiegate che c'è la partita, che cazzo sì, che cazzo sì. Carabinieri. Cazzo. Dunque, Michele Sintona, siete voi. Il computer non poteva sbagliare, segnalazione esatta. Ma questo cazzo di computer non si poteva fare i cazzo suoi, di chi? Bravo, bravissimo, stupendo nascondiglio, idea intelligente, mimetizzazione perfetta. Ma noi non ci siamo cascati, questa volta lei non ci sfuggirà. Scusi, dottore, ma la stessa battuta l'ha detta prima lui, e devo dire che forse l'ha detta anche me. Michele Sintona, la sua latitanza è finita. L'America è ormai lontana. In nome della legge la dichiaro in arresto. Ui, che cazzo! Ma che state facendo? Teatro, tutti e due che si imparate in battuta a memoria, sì? Oh, immagino la partita! Non mi facete incazzare! Perché come dice il motto da Napoli, a chi mi rompo cazzo, c'è un bimbo, mazzo! Napoli! Ciao, professor Sintone, in nome della legge la dichiaro in arresto per i seguenti reati. Falso in bilancio, truffa aggravata, esportazione di capitale, bancarotta fraudolenta. Figa! Che cominciano l'assemblea e la muina! E che già fa? Come che ha fa? E la mia dice che cazzo! Ma se non c'è la fine mondo! Ma non vai, ti godiamo con sta gente! Bene! E che assemblea è? Ci sono gli azionisti della Rubianca, della Mediobanca, della Bastoggi? Ma fai sei sordo, la bocchia che ti stravive, la faccia che ti stramorta! Professor Sintona, le ho chiesto di che assemblea si tratta! È l'assemblea del cazzo, l'avete sentita? È un'assemblea che sta un po' gramuina, l'arrivo io, dico cazzo, tu alza la sinistra, ma perché dobbiamo perdere tempo con questa? Che ore sono, dottor, che ore sono? Le 12:20. Ma mannaggia, aspensimi, le 12:20, capito? Le 12:20, qua è tardi, noi stiamo a perdere tempo, cavolo. Ah, capito, io sapevo, qua ci vuole il sistema di Totone Quagliarulo, quello che senza accorgere se non lo mette in culo. Ecco qua, questo è per te, eppure voi, signore con capolino, quanto è bella. E questo è per te, e sempre Forza Napoli! Questa è corruzione di pubblico ufficiale, professor Sintona! Questo è per me, e questo è per me. E che esagerazione! Ma neanche una sigaretta a un amico si può offrire, corruzione. Vabbè, comunque, amici cari, casa mia è nostra, fate quello che cazzo vi pare, una tazza di caffè, un bicchiere d'acqua, una sigaretta, come volete, ci vediamo dopo col calmo, dopo la partita. E sempre Forza Napoli, Napoli, ciao ciao ciao, Napoli, ciao. Chi di voi è Michele Sintona? Ah, questa è una bella domanda, È una domanda da 5 milioni, chi sa rispondere chi è Michele Sintona a 5 milioni? Michele Sintona sono io. E senza per fare per quanto arrivo, senti, tu chi cazzo sei? Cazzo vuoi, cazzo vedi, cazzo fai? Finanza. Cazzo. E l'esercito, quando arriva l'esercito? No, perché a questo punto sto in benzina, quando bravo, arriva l'esercito? Bravo, bravissimo. Stupendo nascondiglio, idea intelligente. Mimetizzazione perfetta. Ma questa volta noi non ci siamo cascati. Lei non ci sfuggirà. Sintona Michele! La sua latitanza è finita. America ormai è lontano. In nome della legge io la dichiaro in arresto. Dottore, scusate, chi ero su, no?
Esattamente le 12.35. Ma mannaggia, aspetti me che ti ha morto! Ma come le 12.35 noi siamo qui a fare il teatro? Arresto, non t'arresta, peculato, falso ideologico, l'esportazione di capitali! Ecco, ecco appunto, professore. A me interessa soprattutto questo particolare, esportazione illecita di capitali all'estero! Senta, io ho una vecchia zia e ho ereditato da lei 9.491.500 lire. Lei dove mi consiglia di portarmi? In Svizzera? La Svizzera è ancora sicura? Mi dica, no, mi dica! Non dimmi certi cazzo per capo che la Svizzera, sta mia moglie che ha fatto un'assemblea contro la Svizzera. Allora lei mi sconsiglia? No, assolutamente, guardi, io non sconsiglio. No, c'è Pina, se decina, se decina, e forse, forse, anche il cittadino. Professor Sintona, cosa significa 200 diviso 3 uguale 60 a C per 3 dm e a v 20? Chissà come credevo. È così semplice, 200 diviso 3 è uguale 60 dm per... Ha già spiegato tutto cosa, allora dottor, guarda è così. 200 ac sono 200 ac accendini. Diviso 3 dm, 3 domeniche dm, è uguale a 60, è tutto regolare, no? E a v 20 cosa significa? Cosa significa? Cosa significa? Cosa significa? Beh, significa che AB avanza, no? 20 e sì, 20 accendini, lotto! È tutto in regola, scusa, 60 accendini per 3 dm domenica. 60 per 3, quanto fa? 60 per 3. 160. No, no. 170. 190. 190. 180. Ecco, ma 180. 200 accendini meno 180 accendini, quanto fa? Ma buona, ci capite, va? Fa 20 accendini. Ora, noi prendiamo questi 20 accendini. Oh, Gesù! Oh, mamma mia, bella! Che ne sono? Sono le 14 e 20. Le 14 e 20? Mannaggia, faccio il minuto di morte che ti sta morto! Ma vi rendete conto? Fra 10 minuti incomincia la partita e noi stiamo qui a perdere tempo con l'accendino. Ma vi rendete conto che ora è? Professor Sintona, è ora ad andare. Il carcere di San Vittore l'attende. Il carcere? Oh, Gesù, ma allora fate sul serio? Mi volete portare veramente in carcere? A me! Io sono padre mio! Io esco ma gambati, questa è una famiglia onorata! Io mangio pane e pane! Io confesso tutti, abbiamo fatto finalmente! Ah, finalmente! Pronti? Allora, pronti? Io ho sottoscritto Michele Sintonna, io confesso, io ho sbrogliato e imbrogliato, io ho peculato e speculato. Io ho preso la pastoggi e chi te vive l'ho messa nella medio banca e chi te sta mio 3.000. E poi, a cazzo, poi sotto braccio a Liz Taylor ho esportato capitale all'estero nella Specim Bank, nella Figlia Zoccola Association, nella Bucciacche Society, nello Stronzone Institute e nella Feste Solito Corporation. Indini poi, il seguito della prossima puntata, poi si è fatto proprio tardi, devo andare, scusate, è stata veramente una gioia, salutatemi il vostro signore computer. Dove crede di andare? Lei deve venire con me, devo tradurlo in carcere per truffa aggravata. No, no, guardi, lei, scusi, ma lei si sbaglia, il professor Sintona deve venire con me. Non facciamo i furbi, Ma non dite fesserie! Il professor Sintona deve venire con me! Per esportazione illecita di capitali all'estero, sotto regolare mandato di cattura! Ma mi ci pulisco il culo io col suo mandato di cattura! Il professor Sintona deve venire con me! Uè, scemegna bella! Ma tu chi cazzo sei? Da dove cazzo vieni? Dove cazzo vai? Chi cazzo vuoi? Oh, ma guardi un po' come ferro, lei stia attento perché io le faccio un culo così! A lei, a questo brutto stronzone! Lo stronzone a me? Sì, ma lei lo sa chi sono io? Guardi che io sono il colonnello in questo cazzo! Ah! E mi avete rotto assieme ai coglioni! E me ne avete rotto uno voi e uno voi! Colonnello di questo cazzo è me! Porta! E che senso? Arrestate questi due cazzoni! Cazzone a me! Ma urri di vita arrestati questi due coglioni! Napoli, cia cia cia, Napoli, cia cia cia, gol!